Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i funghi. Buongiorno Fabio. Buongiorno Giorgia. Che bel fungo, proprio pulito, semplice, che tieni in mano. Sì, questo è un fungo piuttosto slanciato come portamento, che ha un gambo molto molto lungo, che ha una forma un po' fusoide, vedete, si ingrossa un po' verso la base, ma poi continua nel sottoterra affusolandosi come una radice profonda e appuntita. Questo è un fungo che si chiama Xerula radicata. Il nome precedente era Oudemansiella radicata, quindi sono nomi un po' che stanno cambiando, mutando nel tempo. E radicata proprio si riferisce alla profonda radice, che può essere anche molto più lunga. Di solito si spezza sempre, sicuramente era più lunga di questo caso. La crescita di questo fungo denota che sotto questa parte di terreno c'è qualche massa legnosa disponibile da cui il fungo attinge energia. È un fungo che ha una taglia già questa abbastanza grande, ma può diventare anche doppio di questo, quindi dimensioni anche fino a 10, anche 12 cm di diametro, e altezze che possono raggiungere nella parte emergente anche fino ai 30 cm. La superficie è una superficie di colore marroncino, abbastanza omogenea, è vischiosa, un po' appiccicosa, infatti si sente qui e si vede anche qualche piccolo frammento di lettiera che è rimasto appiccicato. La carne è bianca e si vede bene la carne in questa morsicatura delle lumache. Sotto troviamo delle lamelle bianche con intercalate da tante lamellule. Le lamelle sono smarginate al gambo e il gambo è, diciamo, cilindrico, però con una consistenza molto fibrosa, tenace, un po' elastico anche. Se noi andiamo a sentirne l'odore è un odore fungino, debole, e il sapore è anche questo, un sapore fungino abbastanza insignificante. Dal punto di vista ecologico abbiamo detto che è un fungo che cerca il legno e quindi contribuisce alla trasformazione del legno sotterraneo in humus. La domanda da chiederti naturalmente è se è commestibile. Per chi ho occhio direi di sì. Allora, io posso dirti che non esistono casi di intossicazione attribuibili a questo fungo, però è un fungo di cui non si conoscono i contenuti chimici, quindi la gente normalmente non è abituata a raccoglierlo e quindi non lo considera commestibile, e quindi è bene lasciarlo nel bosco. Ecco, la seconda domanda è: ma queste lumache mangiano di tutto? Sì, beh, le lumache mangiano sia funghi commestibili sia funghi velenosi, anche mortali per l'uomo. Perché questo? Perché le lumache hanno una struttura dell'organismo completamente diversa dalla nostra, non hanno degli organi ben differenziati come i nostri, e anche le tossine che per l'uomo sono letali perché magari danneggiano i reni o il fegato, non danneggiano allo stesso modo le lumache. Se siete andati a boschi e avete raccolto un cestino di funghi e avete qualche dubbio, noi vi invitiamo sempre a contattare l'Associazione Micologica Bresadola con la nuova sede di Castione. Sapete che loro si riuniscono settimanalmente, quindi portare il vostro cestino può essere utile magari anche ai micologi per trovare qualche nuovo fungo, certo, qualche nuova specie. È interessante sia per chi porta i funghi a fare esaminare, perché così impara a conoscerli, sia perché anche a noi capita di vedere in queste occasioni anche dei funghi rari che magari non sospettavamo neanche la presenza nella provincia. Bene, e allora noi ci rivediamo alla prossima puntata di Conoscere i funghi.